Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Pokémon Smeraldo Perfetto. Come al solito vi ricordo che quello che vedrete oggi in questo video non è il Pokémon Smeraldo classico, ma è una Akron. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con la conoscenza di Ganja, il nostro starter, che è un bellissimo soprannome. Ho visto un bordello di commenti, mi avete fatto spaccare da ridere come sempre ragazzi. E come vedete l'ho portato a livello 14, quindi oggi il nostro Ganja si deve evolvere. Nell'ultimo episodio inoltre avevamo spaccato il sedere a Vera, che adesso è di nuovo qua, per farselo spaccare di nuovo. No, ok, torna dal professore, perché adesso dobbiamo cominciare finalmente la nostra vera avventura, ragazzi. Quella dell'ultimo episodio era più un'introduzione, dai. Mi avete chiesto di fare un po' meno tagli in questa serie, ma sinceramente fa molto parte del mio stile il fare tagli, e soprattutto credo che la stragrande maggioranza di voi, il Pokédex, abbia già visto e rivisto queste cose. Quindi sinceramente mi sembra un po' inutile continuare a farle rivedere, rimarcarle, che poi magari rischio di annoiarvi. Bene, mi ha dato il Pokédex, mi ha dato anche una Pokéball. Ok, una sola, ti sei sprecata proprio. Ok, e niente ragazzi, direi che adesso possiamo andare via, giusto? Forse dobbiamo passare da nostra madre. Dai dai, zitta zitta, io devo partire, non me ne frega niente di te, non ti conosco, non sei mia madre. Dammi le scarpe, me ne voglio andare. Ok, che bello, finalmente si corre ragazzi. Oh, una soddisfazione poter finalmente correre. Allora io, con questa Pokéball, un Tylow. Questo è un altro bel Pokémon, peccato che Tylow ha solo un'evoluzione e la cosa non mi piace. E non dovrebbe aver mosse di tipo volante, quindi possiamo distruggerlo tranquillamente. Sì, ok. E ripeto, voglio allenarmi un po' per farlo salire di livello e farlo evolvere, ragazzi. Bene, a questo punto noi dovremmo passare alla città successiva, ma prima voglio andare qua sopra perché voglio catturare, ragazzi, un bel Poliwag. E so già anche come... l'abbiamo trovato subito. Ma è femmina e non va bene. Comunque so già anche come rinominarlo. Un bel folle lama non te lo toglie nessuno. Guarda, tac. Bello, pure brutto colpo. Cioè proprio l'abbiamo pestato. Ok, eccolo qua finalmente. Posso anche togliere la velocità. Perfetto. Adesso per catturarlo c'è un piccolo problema, perché se io lo attacco lo sciotto sicuro. Quindi devo buttarci subito la Pokéball, sperando che funzioni sempre. Io veramente ragazzi non vedo l'ora di farvi vedere il soprannome che ho trovato per questo Pokémon. Cazzo. Allora provo ancora con una Pokéball. E poi se non va sono cazzi, perché dovrò provare ad attaccarlo. E no, non sarà per niente una bella cosa, perché se lo attacco ho paura di shottarlo assolutamente. Entra in sta Pokéball, cazzo. Entra in sta Pokéball, bravo. Bravo, bravo. E adesso sei pronto per il tuo soprannome. Visto che la tua caratteristica principale, tua e delle tue evoluzioni, è questa girella sulla pancia, questa roba che non si capisce che cos'è, ti chiamerò appunto come la merendina, Girella. La morale è ancora quella: fai merenda con Girella. E tu sei Girello, signore mio. Quindi oh mamma mia, perché devo molestare così i nomi dei Pokémon, non lo so. Però adesso possiamo andarci a curare e ripartire subito. Questo bel Poliwag si dovrebbe evolvere a livello 25 per poi rievolversi subito se troviamo una pietra idrica. Quindi non so ancora se veramente lo terremo nella nostra squadra, però l'ho voluto catturare. E appunto, se troviamo una pietra idrica è il massimo della vita. Tra l'altro, facendo un salto qua nel Pokémarket, dovremmo poter comprare due Pokéball magari. Pigliamone 4, giusto per averne un po'. Ok, boh, perfetto. Direi di partire, dai. Abbiamo perso fin troppo tempo. Andiamo di qua, ragazzi, e comincia la nostra avventura verso la prossima città. Questo panzone qua ci parlo, ma non credo che... Cosa? Mi hai dato uno squirtolo a caso? No, io me ne vado perché non è possibile, ragazzi. Abbiamo trovato Ralps. Ok, allora, tra tutti i Pokémon che potevano uscire è uscito Ralps, che diventa Gardevoir o Gallade, che sono due Pokémon che adoro. Allora, io voglio catturarti, quindi come faccio? Ti butto Squirtle, che è arrivato così nella squadra totalmente a caso. Ti indebolisco con lui, ma non avrai mica teletrasporto. Ha già confusione, ragazzi. Oh mio Dio, che bestia. Che bestia di Pokémon. E abbiamo preso pure Ralps, ragazzi. Mamma mia. Però, sinceramente, così su due piedi un soprannome per Ralps non ce l'ho.
Guarda, per stavolta ti salvi dalla ghigliottina dei soprannomi, ma sappi che con i miei iscritti troveremo un soprannome anche degno per te. Comunque, ragazzi, 4 Pokémon dopo qualche minuto di video sono già troppi. Dobbiamo fare delle scelte e tenerne qualcuno e altri toglierli, sinceramente. Tipo Squirtle è fortissimo. Ok, è fighissimo Blastoise, ma ragazzi, non penso di farmi un Blastoise perché, dai, avrò fatto 10.000 Blastoise da quando gioco a Pokémon, quindi veramente non ne posso più. Un Sentret. È ottimo per allenarci sicuramente, quindi te lo spacco molto volentieri. Ok. E io ho ancora dei fortunuovi che andrò a dare sicuramente a chi dei Pokémon che abbiamo catturato terremo. Io alla fine del video magari vi... livello 15. Del cavolo, ne manca solo più uno. Veleno polvere, va benissimo. Va benissimo. Velen polvere, va bene. E togliamo riflesso. Dicevo ragazzi che comunque qua sotto nei commenti a fine video potrete scrivermi tra i Pokémon che abbiamo catturato, perché magari ne troviamo ancora qualcuno, e quale preferite, quale volete che io tenga e quali invece vanno messi nel box. Tra l'altro salviamo ragazzi perché io sinceramente ho paura, di punto in bianco potrebbe uscire un tizio che mi fa che regalare, non so, un Charizard, che robe a caso, perché io parlo con un panzone e mi dà uno squirto, cioè ma che cazzo. Ok, un altro pigliamosche, fantastico, ok. Un bel Caterpie, bene, bene, bene. Caterpie lo facciamo fuori easy, con azione sempre. Non gli dedichiamo neanche un Follilama perché non se lo merita. Vabbè, azione ce ne vanno due, ma fotte sega, lo shottiamo comunque. Ok, vediamo un pochettino. 100 punti esperienza, sempre più vicini all'evoluzione. Ragazzi, chi è il prossimo? Oddio, come si pronuncia questo qua? Non riesco a pronunciare il nome di questo Pokémon, ragazzi. L'ho sempre chiamato quando, le prime volte che ci giocavo a Pokémon Smeraldo, il Caterpie rosso. Che bello, ragazzi, veramente un salto nell'infanzia. Ma che cavolo, ragazzi, che cavolo. No, non è possibile. Ma pure Pampi. E beh, Pampi devo catturarlo. Ad azione dovrebbe resistere, no? Eccolo lì, Pampi c'ha un bel po' di difesa. Questo lo catturo non tanto perché voglio metterlo in squadra, per carità, sicuramente sarà uno che voterete nei commenti, però lo voglio rinominare perché Pampi lo posso rinominare solo in un modo. Dumbo. Ok. Lo so, sono una persona infantile. Allora, vediamo un po'. Qui già è tutto un po' diverso perché c'è una siepe a caso che una volta non c'era, qua c'è un professore. Sono l'assistente del professor Birch. Ah, mi hai già dato il Pokédex nazionale? Beh, ovviamente, perché qua è pieno di Pokémon diversi. Poi, dove diavolo vai? Di qua non c'è... Ah, ok, ti sei buttato giù dalla riva. Va bene, qua ci sono delle bacche, tra l'altro. E battiamo ancora sto scemo qua. Dai, che voglio far evolvere il mio Gangia. Su, voglio far evolvere Gangia. Deve diventare un Gangia 2, non so cosa diventa. Ok, un bello Zigzag, un livello 6, va proprio bene. Perché ci darà un po' di più di esperienza. Io continuo a fare azione, cioè Follilama non so perché, faccio il prezioso e non lo uso, vabbè. Dai, bella lì, 114 punti esperienza. Cos'è questo Hotot? Anche questo è un bellissimo Pokémon perché un Noctowl non l'ho mai fatto. Eppure è un Pokémon che non è poi così brutto, anche perché impara mosse tipo Confusione. Sarebbe carino magari farsi anche un Noctowl. Ok, shottato anche lui con il solito azione, 91 punti esperienza. E il bullo l'abbiamo ucciso, proprio l'abbiamo pestato. Abbiamo pestato il bullo, suona un po' strano. Andiamo qua nell'erba. Mamma mia, ragazzi. Vorrei catturare anche questo, ma sinceramente un Shiftry l'avevo già fatto una volta. E quindi abbiamo anche già Gangia come Pokémon erba. Questo ce lo risparmiamo. Andiamo da sta tizia qua, che credo sia l'ultima per far evolvere il nostro Gangia. Quindi ragazzi, tenetevi forte. Ok, ci butta un Machop prima di tutto. Facciamo sto Follilama sul Machop, dai, va bene. Ok, Machop shottato. E saliamo a livello 16, ragazzi. Quindi almeno che adesso non butti un Charizard del nostro Shigorita, crepi lì proprio. E dovremmo avere la nostra evoluzione. E poi l'ho chiamato Shigorita. Come ho potuto? Si chiama Gangia, Ferre, si chiama Gangia, porta rispetto. Ok, ultimo colpo azione. Stupido Oddish di merda. Devi morire perché io devo far evolvere il mio Gangia. Attenzione, ragazzi, abbiamo battuto la pupa, ok? E eccolo qua, Gangia si sta evolvendo, ragazzi. Io tutte le volte che leggo il gioco che mi dice Gangia mi viene da ridere. Ok, guardatelo qui. Attenzione. Come ce l'ha messa la gamba? Come ce l'ha messa la gamba, ragazzi? Come l'hanno fatto lo sprite di sto Pokémon? Ragazzi, ma sta pisciando. Ma cosa sta facendo?
Grange si è evoluto in Bailiff, si pronuncia così? Spero di sì, però il suo soprannome è rimasto, no? Sì, il soprannome è rimasto. Vediamo cosa ci esce ancora. Machop. Oh mamma mia, ragazzi. Vorrei farvi un Machamp. E facciamo un colpo azione. Se resiste lo catturo. Ok, è resistito. Mannaggia, ragazzi. Quanti diavolo di Pokémon catturiamo oggi. Ok, l'ho dovuto di nuovo indebolire con Squirtle. Ragazzi, vediamo se con l'ultimo Pokémon riusciamo a catturarlo. Se no, sinceramente, pazienza. Alla fine è Mr. Muscolo questo qui, giusto? Ok. Caro Machop, mi dispiace, ma tu non farai parte della nostra squadra perché non ho più Pokéball. Tornerò a catturarti se mai un giorno. Allora, qua nevica, a caso. Andiamoci a curare, ragazzi. Adesso, come al solito, salviamo. Perché adesso voglio fare il giro di tutte le persone e vedere se mi danno qualcosa. Ok, qua a caso c'è un moneta muleto. Ok, qua c'è la palestra, tra l'altro, dove c'è il nostro padre. Oh no, ti prego, è arrivato sto stronzo, rompere le balle, ragazzi. Sta parte devo velocizzarla, Lino. Non mi far vedere di nuovo il tutorial dello Zigzagoon. Ti prego, no. Quante volte ho visto sto tutorial. Meno male che si può velocizzare la cosa. Mamma mia. Veloce, veloce. Sì, ho capito che c'hai lo Zigzagoon che ti catturi Ralps. E con Ralps fai quello e catturi, fai l'altro, su e giù. Basta, ti prego. Ok, guarda, adesso che ho visto sta scena, forse l'unico motivo per cui non userò Ralps come prossimo Pokémon è perché ce l'hai tu. Bene, ragazzi, allora sto posando tutti i Pokémon nel box. Ho fatto il giro della città e a parte quel moneta muleto e il tutorial di Lino non c'era nient'altro. E adesso apparirà qua sopra il sondaggio e finalmente potrete scegliere se volete il Girello, se volete Squirtle, se volete Ralps, che va ancora rinominato, o se volete Dumbo. Io dico solo che chi sceglie Squirtle è una persona cattiva, ok? A parte gli scherzi, io sono indeciso tra Dumbo e Girello, principalmente. Ditemi voi, poi ognuno vota cosa si sente, veramente. Però sono curioso di sapere un po' cosa, quali Pokémon vi ispirano. Ok, proprio mentre stiamo per uscire dalla città, arriva questo tizio con gli occhiali da sole. Va bene? E mi dice delle cose a caso. E se ne va. Va bene. E ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia. Me la ricordo sta spiaggia qua. Da qui continueremo il prossimo episodio. Io come al solito vi saluto. Oddio ragazzi, mi si sta scaricando la Reflex proprio in questo momento. Quindi sarò sparito. Bene ragazzi, adesso che sono svanito posso finalmente salutarvi. Come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sotto ogni video. Spero che anche questo vi sia piaciuto. Vi do appuntamento sempre domani, non più alle 11 ma alle 2, perché è il nuovo orario questo. E con un nuovo video. E mi raccomando, un salto in descrizione e un salto nelle schede, perché il sondaggio sul prossimo Pokémon da usare è importantissimo. Io vi saluto, ciao a tutti.